Dal 1930, che era un'azienda prettamente di produzione di spazzolini da denti e distribuzione di spazzolini da denti nel mercato tradizionale italiano della farmacia e della profumeria, nel momento in cui nella nostra famiglia è entrato mio padre Carlo Scavini, c'è stata una voglia e un desiderio di aumentare l'offerta sul mercato del marchio Koinor ed è stata la richiesta da parte del mercato di proporre dei nuovi prodotti sempre per la cura della bellezza della persona, che erano spazzole, pettini, rasoi, specchi e quant'altro, sempre per la cura della persona. Nell'evoluzione di questi anni è nata anche la richiesta di produrre e di realizzare prodotti di accessori per il bagno, che piano piano hanno portato l'azienda a fare un'offerta molto più completa, appunto tale che nel 1995 l'azienda è entrata ufficialmente nel mercato dell'arredobagno con la divisione Arredobagno. La tradizione è la ricerca di mantenere quello che in tutti questi anni è stato l'obiettivo primario, di realizzare sempre dei prodotti di alta qualità con delle buonissime prestazioni per lo scopo del prodotto. L'impegno della Koinor alla ricerca della qualità è stata in questi anni la voglia di a non abbandonare mai questo concetto. Il nostro prodotto non può avere compromessi, la qualità è il fattore primario dei nostri prodotti. Per noi sono fondamentali ascoltare il mercato, ascoltare il nostro cliente e sapere che cosa è necessario, che cosa è importante proporre sul mercato. Dopo questo, noi cerchiamo di realizzare al meglio, tenendo sempre presente che l'obiettivo è realizzare un prodotto funzionale e di qualità. Alla fine, dopo che noi verifichiamo la fattibilità di un prodotto, all'interno siamo in grado di realizzare e progettare tutto quello che sarà la produzione definitiva del nostro prodotto. La particolarità, io credo che è sempre stata quello che nell'azienda l'amore e la voglia di realizzare dei prodotti belli, funzionali e sempre di grande qualità. Lavoriamo con i designer esterni da alcuni anni. Precedentemente noi avevamo la capacità e la fortuna di aver avuto delle persone all'interno dell'azienda, facendo parte della famiglia, come l'architetto Marvelli e mio padre, l'ingegnere Carlo Scavini, che hanno sempre dedicato con passione, con capacità, la ricerca del design e della funzionalità del prodotto. Il rapporto con i designer esterni negli ultimi 10 anni è stato molto positivo, perché siamo riusciti a incontrare idee che combaciavano perfettamente con quella che era la filosofia e lo stile dell'azienda.